Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram, una puntata molto molto interessante oggi perché parleremo della generazione seconda, così abbiamo anche titolato, parleremo in realtà di una realtà molto presente nel nostro territorio, in particolare nella zona di Prato, perché parleremo di seconde generazioni e di etnia cinese, ma in realtà è un discorso che ci darà il là per parlare anche di integrazione in senso un po' più ampio e su quelli che sono gli indirizzi e le cose che il nostro paese dovrebbe fare. Tra l'altro, pochi giorni fa il neo segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha parlato proprio di ius soli nel suo discorso di insediamento. Evidentemente la direzione di una parte, almeno politica, di questo paese deve andare in quella direzione. Noi però ne parleremo anche in maniera molto concreta, azioni pratiche, che sono due azioni che hanno a che fare con la cultura. Mi fa molto piacere avere in studio, vi presento i miei ospiti, Teresa Lin, che è consigliera comunale a Prato, e saluto e ringrazio. Ciao Teresa, buonasera e benvenuta. Buonasera. E buonasera in collegamento al presidente onorario di Associna, anche lui consigliere a Prato, Marco Wong. Ciao Marco, buonasera e benvenuta anche a te. Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, sono due persone che si sono date da fare, come dire, per promuovere questo tema, quello su cui abbiamo aperto, con due azioni, come dicevamo, concrete. Vorrei partire da Teresa Lin perché, come dire, torna per la seconda edizione, se non sbaglio, un contest letterario che si chiama Ci narriamo. Vi faccio vedere anche il prodotto di quella che è stata la prima edizione. Eccolo qua, un libro che contiene in questo caso quattro racconti in qualche modo raccontano l'elaborazione identitaria dei sino-italiani o delle persone, insomma, di etnia cinese nati o cresciuti in Italia. Torna una seconda edizione con lo stesso obiettivo, Teresa, cioè quello di raccontare una generazione che sennò altrimenti forse è poco narrata. Sì, comunque la tematica, come la prima edizione, rimane la stessa, è quella dell'identità. Perché pensiamo che comunque questa tematica rimane sempre, cioè sempre molto importante nel percorso della vita di tutti i ragazzi che sono per esempio nati e cresciuti qua o che hanno vissuto, cioè con origini sino-italiane, che hanno avuto un'esperienza insomma comunque simile a di vita in Italia, e secondo noi insomma questo obiettivo è sempre cercare di spingere queste persone a raccontarsi, invece di, che spesso, perché ci sono stereotipi e idee sulla comunità cinese ed è spesso la comunità è narrata da altre persone che forse non fanno parte della comunità. Invece attraverso questo concorso possiamo, insomma, le persone delle seconde generazioni possono raccontare la propria storia e essere proprio il soggetto di questa narrazione. Stereotipi e miti, come dire, te li chiedo dopo perché mi interessa poi capire, così cerchiamo anche di scardinarne qualcuno, visto che effettivamente sono purtroppo molto presenti. Questa edizione, la seconda edizione, in realtà insomma, dall'inizio questa esperienza nasce anche grazie a Marco Wong, insomma, che inizialmente è stato partecipe della genesi di questo contest. Poi dopo, Marco, parleremo anche del tuo invece personalissimo progetto, sempre nella stessa direzione, però ti volevo chiedere un parere su questo, no? Sostanzialmente è quello che diceva Teresa, cioè la volontà di scardinare un po' di stereotipi e di andare oltre, soprattutto facendo parlare, come dire, chi fa parte di quella generazione, chi fa parte di quella comunità, insomma, chi effettivamente prova quelle cose sulla propria pelle, no? Non soltanto racconti e narrazioni vengono fatte dall'esterno. E questa è un po' la chiave importante. Sì, esattamente, perché come già accennato Teresa, si parla molto spesso di cinesi, però coloro che ne parlano molto spesso non conoscono così bene le realtà che ci sono all'interno della comunità cinese, che poi è molto meno omogenea e molto più variegata rispetto a come normalmente si pensa. E questo qui fa sì che ci siano dentro tantissime sensibilità e soprattutto poi che siano molto in cambiamento, per cui per esempio insomma il concorso ha già qualche anno, 3 anni dalla prima edizione, e quello che abbiamo constatato era per esempio che era cambiata la sensibilità che si indovinava nei racconti, e insomma rispetto magari a iniziative simili in cui c'era un maggiore accento sulla denuncia, sulla rabbia e così via, adesso
c'erano, insomma, nell'ultima edizione c'erano degli accenti diversi, e questo qui io credo che sia un modo molto importante per far sì che le persone all'interno della comunità, da oggetti di narrazione, diventino poi loro stessi dei soggetti che partecipino a descrivere la complessa realtà che c'è dentro questa grande comunità. E soprattutto poi penso che sia anche interessante da un punto di vista letterario, perché questa tensione che c'è tra le identità che contribuiscono alle persone, poi sono anche interessanti da leggere, da raccontare innanzitutto per gli autori, poi insomma da leggere per i futuri lettori, perché portano delle tematiche interessanti un po' per tutti. Quali sono, Teresa, insomma, quegli stereotipi di cui parlavi? Insomma, cosa emerge da queste storie che voi raccogliete? Insomma, di cui ovviamente poi verranno scelti alcuni racconti e premiati, diciamo, perché pubblicati in un libro, no? In un'edizione. Che cosa emerge? C'è un tratto comune, un fil rouge, insomma, una sensazione comune che viene fuori? In realtà, cioè, leggendo questi racconti trovo, insomma, molti punti comuni, che, insomma, ci sono degli elementi che accomunano questi racconti, ma allo stesso tempo sono racconti molto diversi. Cioè, ogni persona alla fine sembra che abbia avuto una vita simile, ma in realtà ogni esperienza è unica per ogni scrittore. E secondo me questo, molti degli, cioè, è molto è ingiusto cercare di usare degli stereotipi per descrivere, insomma, una comunità intera, perché alla fine ogni persona ha un'esperienza, Certo. e ogni persona ha ogni tipo di, diciamo, di confronto, alla fine reagisce in modo diverso, perché come alcune persone, cioè, per esempio, il stereotipo che i genitori cinesi di solito, insomma, vogliono che i figli si sposino in età, insomma, durante dai 25 ai 30 anni, in questa età qua. Cioè, esiste questa cosa, però alla fine non è che tutti si, Insomma, insomma, io direi anche tante mamme italiane vorrebbero che i figli si sposassero tra i 25 e i 30 Sì, anni, insomma. però insomma c'è sempre, purtroppo, insomma, i genitori cercano di, per esempio, accoppiare delle persone, insomma, ragazzi, queste cose qua. Però insomma i ragazzi, come ho letto, insomma, da uno dei racconti, alla fine ci sono dei ragazzi che insomma, si mettono avanti, che insomma vogliono vivere la propria vita e Si si emancipano, diciamo così. confrontano, sì. Questo è uno dei grandi temi, no? Quelli dell'emancipazione. Tra l'altro, in questo tema viene fuori un po' anche dalla protagonista raccontata da Marco Wong nel libro che poi che ha pubblicato, che è una graphic novel, quindi come dire, un genere anche particolare, ma insomma è molto, molto interessante. Tra l'altro, va molto in questo periodo, fortunatamente. ed è la storia di Mei Lin, la campionessa di ping pong. Raccontacelo un pochino, te, Marco, rapidamente. A Sì, grandi linee. allora è nato da tutta una serie così di influenze che ho avuto. Allora, la prima, così, aver conosciuto le persone del Circolo Prato 2010, e così instaurarci un bel rapporto personale, e quindi pensare a dei modi così per avvicinare tanti giovani allo sport. E a un certo punto mi è venuta l'idea di rifarmi un po' a quelli che erano stati dei manga, i primi manga giapponesi venuti in Italia negli anni Ottanta, alcuni dei quali a tema sportivo, e che hanno contribuito ad avvicinare molte persone allo sport. Mi riferisco per esempio a Benji e Shiro nel calcio, piuttosto che la ragazza del pallavolo. E quindi, insomma, mi era venuta un po' questa idea per
trovare un tema leggero, però nel quale introdurre poi delle situazioni che insomma fanno parte un po' della realtà che vogliamo raccontare. Per cui c'è questa ragazza di Prato, di origine cinese, che ha una passione che è il ping pong, e attraverso di questa inizia ad avere così una relazione sentimentale con un ragazzo italiano, e quindi diciamo ci sono queste tematiche poi che vengono con il rapporto con i genitori, che insomma non sono molto d'accordo col fatto che lei passi tanto tempo a praticare sport invece che aiutare nell'attività di famiglia. E poi insomma il fatto che insomma lei con il suo ragazzo passeggino nelle vie della Chinatown pratese, e insomma, vengano guardati un pochino strani dai cinesi che ci sono lì. Quindi era un modo leggero così per innanzitutto avvicinare possibilmente dei ragazzi allo sport, e poi per raccontare con un tono lieve alcune delle realtà che si possono trovare all'interno della comunità cinese di Prato e in Italia. Tra l'altro, insomma, a me mi pare che dall'inizio della puntata venga fuori un tema, no? Che, come dire, è quello di superare alcuni stereotipi, alcuni vincoli, come dire, non soltanto nella percezione che forse, come dire, si ha della comunità cinese, delle seconde generazioni da parte nostra, di noi italiani, ma insomma in qualche modo di superare anche magari certi stereotipi che anche nella comunità cinese ci sono riferiti soprattutto ai più giovani. Mi sembra questo perché poi alla fine. La declinazione, questo non ho fatto il bravo giornalista perché viene fuori quando la trasmissione è già a buon punto, ma è il tema principale della puntata di oggi, è quello che forse aveva detto proprio in un'intervista Marco Wong, cioè che l'integrazione è passata spesso e soprattutto a Prato sotto il profilo economico, lo è stato sotto il profilo politico, ne siete testimonianze entrambi, visto che siete consiglieri comunali, ma la cultura in qualche modo è uno dei veicoli forse principali per promuovere l'integrazione e questo. Questi sono due esempi concreti in questo senso, no, Teresa? Cioè, la vedi anche te così, dal tuo punto di vista, dare voce a quelle persone, da quello di Marco, raccontarne, parafrasandolo, ovviamente la storia di una, va proprio in questa direzione, insomma, passare attraverso la cultura, magari con un sorriso, tirando fuori un'esperienza personale, per raccontare però poi il mondo che sta cambiando, no? Sì, esattamente. Insomma, le culture sono molto diverse ed è molto interessante perché anche negli ultimi anni abbiamo visto proprio un interesse maggiore verso la cultura cinese, perciò secondo me proprio questa differenza di cultura può essere, insomma, sia da parte della comunità italiana che da parte della comunità cinese, proprio è possibile creare, insomma, sinergie, insomma, sia a livello culturale che economico, e questo è un qualcosa che Prato ha e insomma che deve essere, insomma, Sì, valorizzato. è un patrimonio vero e Sì. proprio, è assolutamente così, sei d'accordo Marco? Insomma, la cultura è uno dei passaggi chiave in questa battaglia, diciamo così. Sì, esattamente. E in un certo senso la protagonista del fumetto vuole anche, in un certo senso, far conoscere Prato, perché per esempio nel fumetto ci sono diverse inquadrature del centro storico, no? E Eccole appunto qua, le qui vediamo, sì. vediamo Piazza San Francesco, il comune, perché insomma fuori di Prato insomma si pensa molto spesso all'industria, al tessile, all'abbigliamento, magari si fa l'accostamento con la grande comunità cinese che c'è, e ho pensato che potesse essere Meilin, insomma questa giovane ragazza pratese di origini cinesi, è anche un testimonial per la città, per quegli angoli che normalmente non si associano ai cinesi di Prato. Quindi far conoscere il nostro bellissimo centro storico, che magari tanti che vanno nel macrolotto 1 e 2 a fare business, poi magari possono essere così invogliati anche a visitare le bellezze storiche della città, e in un certo senso poi anche far sì che
sia più normale vedere un cinese, pensare una persona di origine cinese con le fattezze Certo. cinesi, pensare che sia però comunque anche pratese al 100%. È assolutamente così. Voglio chiedervi, devo chiedervi insomma anche un paio di commenti su quella che è un po' la situazione attuale. Parto da Teresa Lin, perché proprio lo dicevo in apertura, poi torneremo a parlare anche dei vostri progetti, però un passaggio su quello che è il tema dello Ius Soli, no? È un tema molto ampio su cui ci sarebbe molto da dibattere, però diciamo, è un po' uscito dall'agenda politica in questo periodo, se ne parla meno inevitabilmente, c'è cioè da combattere una pandemia, lo sappiamo tutti, però il tema delle seconde generazioni deve necessariamente passare al di là della sensibilizzazione delle persone anche da gesti e atti politici, no? Evidentemente se non cambia su questo la normativa non potrà mai cambiare la situazione e anche forse la percezione, la cultura, l'etica della nostra popolazione a questo punto di vista. Ci credi te? Pensi che il centro-sinistra o comunque ci siano delle forze in campo oggi che possono portare avanti questa istanza con forza? Sì, sicuramente insomma, il centro-sinistra ha sempre combattuto insomma, per la diversità, insomma, ha sempre creduto che la diversità culturale, di identità, è un valore per la città e per qualsiasi insomma, comunità. E questo lo credo anch'io, sicuramente perché, per esempio, io ho avuto un'esperienza in America e nelle aziende, insomma, grandi aziende americane, insomma, la differenza è sempre valorizzata e in un gruppo di persone, in un team di persone, quando ci sono più persone, insomma, con dei background diversi, con, insomma, esperienze diverse, si vede proprio che il prodotto finale, alla fine, è un qualcosa di molto più creativo rispetto Certo, a più un gruppo di ricco. persone. Sì, infatti, e questo, insomma, lo crediamo e sono... sì. Sei un vinto che ci Sì, arriveremo. Io sono un pochino più pessimista di Teresa Lind, temo che ci vorrà un pochino di più, però. secondo me insomma, perché in realtà c'è per le prime generazioni è più difficile perché c'è sempre il problema della lingua, anche se ora è meno, però insomma, quando una lingua non è proprio la tua madrelingua ci sarà sempre un piccolo muro presente, Certo. le persone si sentiranno sempre a più agio nella propria comunità. Però secondo me per le seconde generazioni, per i ragazzi che sono nati e cresciuti qua, che hanno insomma un background con i genitori di origine cinese, però hanno avuto una vita e hanno amici italiani, secondo me è un qualcosa di raggiungibile. Diciamo, sei più ottimista. Marco, come la pensi su questo? E poi te lo chiedo anche in maniera molto pratica, relativamente ad esempio a una questione, no? È molto piccola, però può far parte del ragionamento, che è quella che ha a che fare, ad esempio, con le scuole adesso. C'è stata un po' di, insomma, tanti inviti da parte dell'amministrazione, così alla comunità cinese, a mandare i propri figli a scuola anche in questo periodo, laddove sono state aperte. Ora sappiamo che sono chiuse proprio stamani. Tra l'altro, il sindaco di Prato, nonché presidente di ANCE Toscana, Biffone, ha chiesto nuovamente al governo di riaprirle anche in zona rossa. Ma al di là di questo, evidentemente la scuola, l'educazione è un passaggio fondamentale, no? Per questo ragionamento. Sei d'accordo, insomma, con le prese di posizione che sono state fatte in questi mesi? Certo, io da questo punto di vista sono molto contento e vabbè, sulla campagna per lo Ius Soli un po' ero rimasto scottato Sì. dalla fine ingloriosa che avevano fatto le proposte per la riforma della legge sulla cittadinanza, che adesso il nuovo segretario del PD, Letta, lo ha ritirato fuori e io insomma mi auguro che sia l'occasione per riportare il tema nel dibattito politico una volta che poi sarà finita questa emergenza sanitaria, perché è un qualche cosa che io trovo molto giusto sia da un punto di vista così di principi, di ideali, ma poi anche perché è un qualche cosa che risolve i problemi pratici di una platea della popolazione italiana piuttosto vasta, perché ormai si parla di 1 milione circa di persone di seconde generazioni che potrebbero essere in qualche modo interessate a Da un una provvedimento. riforma sulla cittadinanza.
Senti, per Prato questo che cosa significherebbe anche rispetto alla questione che ti dicevo, no? Dei più piccoli, dei più giovani. Per Beh, questo qui, la vostra allora, comunità, no? In generale, ho detto Prato, ma insomma. nel caso specifico di Prato, vabbè, la principale comunità straniera è quella cinese e nel caso specifico c'è una particolarità rispetto magari a altre comunità straniere, cioè che la Cina non riconosce la doppia cittadinanza e quindi i cinesi tendono a considerare più attentamente la possibilità di naturalizzarsi e di prendere la cittadinanza italiana. Questo qui fa sì che, insomma, per esempio, molti genitori considerino l'ipotesi di un ritorno in modo più concreto e realistico, magari rispetto a tante altre comunità di stranieri. Questo qui fa sì alle volte che questa tensione che c'è tra la Cina e l'Italia faccia sì che magari appunto ci si possa sentire in periodi come questo un po' più spaesati. E forse iniziative appunto come lo Ius Soli possono aiutare in questa direzione qui a far sentire un po' più a casa tante persone che magari in questo momento possono sentirsi in qualche modo un po' più distanti. Per quanto riguarda i giovani, sì, in effetti in questo periodo qua ci sono stati molto spesso genitori che hanno considerato mandare i propri figli in Cina. Lo sforzo anche dell'amministrazione è stato innanzitutto spiegare che le scuole sono dei luoghi sicuri e i contagi venivano più che altro no, non all'interno della scuola, ma insomma, nelle situazioni all'esterno. E questo qui, insomma, sono stati fatti diversi sforzi. Poi anche altri sforzi sono andati poi nella direzione di considerare il rischio sanitario, però anche il rischio che l'assenza da scuola poi arreca un danno ai bambini, ai ragazzi notevole, perché insomma, si perde tantissimo in termini di socializzazione e così via. Quindi insomma, da questo punto di vista insomma, ci siamo spesi tanto e uso il noi perché insomma è un po' tutto il sistema, ci siamo spesi tanto per far sì insomma, che i genitori prendessero le proprie decisioni nel modo più consapevole possibile. Chiarissimo. Allora, siamo in chiusura, però voglio dare a entrambi lo spazio, insomma, per dirci quali sono i canali per raggiungere, come dire, il proprio impegno nelle due esperienze di cui abbiamo parlato. Intanto, Teresa Lina, allora, il contest, si chiuderà il 31 agosto, se non sbaglio, è il termine ultimo per inviare le opere. C'è una bella pagina Facebook, se non sbaglio, insomma, su cui si può prendere diverse informazioni. C'è un sito, una pagina Facebook. Raccontaci un pochino te Sì, rapidamente. questo contest è come la prima edizione, è organizzato dall'associazione Associna e la casa editrice Orientalia, perciò il regolamento come tutti i dettagli su questo contest possono essere trovati sia sul sito ufficiale di Associna che sul sito ufficiale di Orientalia. Per insomma, il racconto, tutti i regolamenti insomma, sono su questi due siti e il racconto può essere mandato, deve essere mandato all'email ufficiale di Orientalia. E l'unico limite è avere più di 15 anni di età, giusto? Sì, esatto. Perfetto, sì, abbiamo detto tutto. Poi magari con Teresa Lin ci rivediamo quando sarà finito il contest, così capiremo chi ha vinto e poi magari ci racconterà anche la sua storia, perché insomma da qualche dettaglio che ci ha dato sembrava molto interessante, anche se è molto giovane e ha già avuto molte esperienze. Marco, la tua graphic novel invece dove la possiamo trovare e insomma che futuro avrà? È in distribuzione su Amazon in formato sia elettronico che cartaceo e insomma, quindi facendo una ricerca su Amazon e mettendo
come chiave di ricerca il titolo oppure anche il mio nome, si dovrebbe riuscire a risalire, insomma, alla graphic novel. È anche disponibile su KDP di Amazon, e quindi insomma, chi è iscritto a Amazon Unlimited lo può anche ricevere ancora più facilmente. Insomma, quindi ci sono svariate modalità per poterlo leggere, e tra l'altro devo dire sono stato anche molto felice. Nel momento di lancio era addirittura in due classifiche specializzate, al primo posto nel fumetto sentimentale, mi sembra, il fumetto donne contemporanee, insomma, quindi E sono beh, fa stato. piacere. Tra l'altro, insomma, qualche estratto lo abbiamo visto e quindi mi sembrava anche realizzato molto molto bene. Insomma, l'invito in questo caso è perché, come dire, la tematica è anche di quelle molto importanti. Mi ha fatto molto piacere parlarne oggi. Grazie mille a Marco Wong e a Teresa Lin, grazie per essere stati con noi, a entrambi. A tutti per averci seguito da casa. Noi terminiamo qui, naturalmente ci vediamo domani sera con Telegram. Buona serata a tutti.